commerciali di fuori, praticamente, no? Qualche anno fa, e tra gli altri ragazzi femminilisti c'era pure Sergio Reali, che adesso è bello che maturo, è pronto per parlare altro che con autorità poi a nome mio qui, e quindi lo accogliamo un vero piacere. Lui sa il fatto suo, appartiene alla Commissione Diocesana dei Beni Culturali, alla quale poi lui riuscì a fare introdurre anche lui. In ogni modo è in gamba. Quando inaugurammo la biblioteca antica, il vescovo doveva dare sua adesione, una sua vita, ecco Sergio Reali, e lì il suo intervento sta stampando là. Adesso facciamo stare le chiacchiere, sta davanti a una persona che certamente sarà interessante. Costantino, ma che ricavali con gli asini, insomma. Vorrei partire da una frase di uno storico locale, che è il dottor Iacolacci di Cerrano, autore di La Flagella a Cerrano, che dice così in un suo scritto: noi gente di Ciociaria siamo una gente così antica che è difficile distinguere dove finisca la leggenda e dove inizia la storia. Anche per il tema che devo trattare, in fondo siamo su questa linea. Innanzitutto bisogna partire dal presupposto che la Chiesa, le diocesi, le parrocchie sono una struttura molto più tarda rispetto al tempo che stiamo esaminando e arrivano molto, molto più avanti, per cui anche parlare di vescovi, di diocesi, si tratta di un sistema diverso da quello che noi pensiamo oggi, per cui i termini anche che userò vanno letti nel contesto storico in cui vanno collocati. Il cristianesimo arriva dalle nostre parti gradualmente, c'è una tradizione che fa risalire l'origine del cristianesimo nella Valle del Chidi, Valle del Sacco, alla predicazione dell'Apostolo San Pietro, mentre la zona più della via Appia alla, diciamo così, alla predicazione di San Paolo. Certamente esisteva una comunità cristiana a Roma prima ancora dell'arrivo di San Pietro, ce lo dicono gli Atti degli Apostoli, quando San Paolo va a Roma, i cristiani di Roma vanno incontro alla testa aperta, praticamente a Cisterna di Latina. Gli Atti degli Apostoli ci raccontano che il giorno di Pentecoste erano a Gerusalemme anche romani, persone quindi non ebree. Probabilmente il cristianesimo è arrivato a Roma prima ancora che arrivassero gli Apostoli, quindi esisteva già una comunità cristiana a Roma. Da questa comunità cristiana, in fondo, diciamo, l'arrivo di Pietro, l'arrivo di Paolo, si promana, si emana il cristianesimo, cioè è una cosa che nasce quasi per emanazione dalle grandi città, cominciano ad arrivare nelle città più piccole. E la conversione al cristianesimo non è stata così netta come tante volte noi diciamo, è stata una cosa molto graduale. Quando San Benedetto arriva a Montecassino trova ancora il tempio pagano sul colle, la gente che ancora adora gli dèi deve spezzare gli dèi, quindi non è stata una cosa così immediata. Diciamo che anche nelle nostre città il cristianesimo è arrivato gradualmente, quindi non c'è questo netto passaggio. E questo ricade anche nella struttura delle chiese. All'inizio chi è che governa le diocesi, governa la chiesa? Gli episcopi, i vescovi, sono in realtà i preti. Non c'era una funzione così chiara, distinzione del clero, diciamo, il vescovo e i sacerdoti. Erano piuttosto, diciamo, degli apostoli itineranti, quindi apostoli, persone, gente, vescovi che giravano, camminavano e in qualche modo guidavano le varie comunità. Sulla dorsale che stiamo esaminando, è stato già detto, l'avete visto dalle diapositive, ci sono delle città importanti. Diciamo, il cristianesimo arriva da Roma, le città importanti, e poi si allarga sulle città più piccole. Certamente, Fratellia Nova fu una di queste sedi, non diciamo diocesane, ma di una diocesi, di una stabilità, di una comunità cristiana già dei primi tempi, dei primi secoli. E San Magno, è stato già citato, viene chiamato anche vescovo di Fratellia Nova. Trani, siamo nel terzo secolo praticamente, venerato e chiamato martire, ma certamente il cristianesimo è passato anche attraverso la testimonianza di San Magno.
Magno, vescovo di Fabbateria Nova. Ripeto, non vescovo di Santa Cruz di Amorone, ma in questo senso. Quindi una lapide di cui si è parlato, penso anche nei commenti precedenti, di San Giovanni in carico, indica già una presenza cristiana, una necropoli cristiana a Fabbateria Nova. Questo indica già quindi che c'era un luogo cristiano deputato alla salute dei cristiani, cioè questa bambina che viene cercata. Anche la chiesa di Santa Maria Maggiore a Cebrano, ci sono resti, almeno gli storici ne parlano, in italiano nel 1600, di iscrizioni cristiane che indicano una presenza cristiana a queste nostre parti. Evidentemente, per poter parlare di origine cristianissima della nostra zona, bisogna parlare di, diciamo, due cose importanti, i vescovi e i martiri. Per quanto riguarda i vescovi, le nostre diocesi sono tutte quante intorno al V-VI secolo. Come si risalgono le date dei vescovi? Dalla presenza di questi vescovi nei sinodi romani, cioè nelle riunioni che Papa faceva con i vescovi vicini. Il Lazio era pieno di queste piccole diocesi, era certamente diocesi Danubium, lungo la Via Latina, c'era diocesi Tusculum, che non è la Terra Frascati, ma c'era ancora altre. Quindi questi paesini che avevano, diciamo così, un collegio di sacerdoti con un vescovo, quando si struttura, specialmente con l'arrivo dei Longobardi, le strutture, le diocesi si strutturano in maniera diversa, questi vescovi si riuniscono spesso intorno al Papa. I vescovi suburbicari erano addirittura quelli che poi ricevono il Papa, ma anche i vescovi della zona. La storia parla anche di un vescovo a Frosinone, ad esempio, Innocenza e Pavia, sono due vescovi frusinati che firmano un sinodo di Papa Innocenzo. Anche così dove non scompare come diocesi, come fondo scomparsa anche Fabbratene Nova, cioè nell'arrivo dei Longobardi, quando si viene a sfaldare questo sistema di grandi città, le piccole città, quelle più piccole, in qualche modo perdono questa autonomia ecclesiale, per capirsi. Ma in antico, in precedenza, c'era questa cosa qui. Un caso è anche la presenza di catacombe. Noi non ne abbiamo le catacombe qui dalle nostre parti, quindi certamente c'era probabilmente qualcosa a Frosinone, ma non si sa se fosse vero o no, perché poi c'erano costruito una casa sopra e l'hanno distrutta. Ad Aranci c'era una piccola catacomba ed era sotto, il signore ad Aranci ci siamo andati qualche volta per l'estate, ci avrebbe permesso di poterci andare, ma catacombe qui non le abbiamo trovate. A Selva Monte c'era una catacomba tra Frosinone e Ferentino, ma sembra che sotto ci abbiano costruito una casa, quindi non sappiamo se era una catacomba o un ipogeo, cosa fosse in realtà. Per quanto riguarda, dicevo, i vescovi, ci sono le diocesi più antiche, quelle più antiche che abbiamo come testimonianza, 381 a Ferentino, il vescovo Basso firma un sinodo. Veroli siamo già molto tardi, 747, intorno al 750, il vescovo Martino. Anche se la tradizione parla di un vescovo, diciamo, di fondazione petrina, questo vescovo Mauro, che secondo la tradizione, secondo la leggenda, sarebbe stato consacrato per il vescovo da San Pietro e poi è venerato martire a Bisceglie. Tra l'altro hanno fatto vescovo di Bisceglie un mio compagno di seminario, adesso uno anche di Padre Costantino, Leonardo da Scienza, vescovo di Trani, parete a Bisceglie. Quindi c'è questa tradizione che c'è di qua. E per quanto riguarda i martiri, invece, su cui dobbiamo un po' spendere qualche parola di più. Questa figura di San Magno, venerato, diceva già chi mi ha preceduto, come martire a Fondi. Ma gli studi più recenti parlano di Magno come martire a Fabbrateria Nova. Sul grande territorio di Fabbrateria Nova, a Cebrano, io sono cebranese, c'è una zona che si chiama proprio San Magno, che ricorda il luogo di San Magno. Degli studi recenti indicano questo luogo come il luogo del martirio di San Magno, il luogo del martirio quantomeno il luogo del primo culto di questo santo. Non è un caso che la figura di San Magno è legata anche ad un altro martire, San Paterno, oppure Paterniano di Egitto. Le chiese più antiche di Cebrano erano proprio dedicate a San Paterniano, quindi c'è questo legame tra i due santi martiri che indicano quindi una presenza cristiana e un martirio e la presenza di martiri qui dalle nostre parti. Diciamo che sono forse i martiri che meno conosciuti, ma forse quelli più autentici. Un altro martire nella zona è Sant'Ambrogio, martire di Ferentino, siamo nell'anno 303-304. C'è un certo Quinziano ad Aratri, ma poi se ne è persa completamente la memoria. C'è una memoria dei santi martiri di Biagio e Demetrio a Veroli, ma probabilmente è una lettura posteriore, dopo il culto di Santa Maria Sara, come si Biagio e Demetrio, probabilmente come dice il suo famoso che è il Monsen, dovrebbe essere Biagio di Tacaste e Demetrio di Tessalonica, quindi
non martiri, però diciamo la presenza di questi martiri era così importante. Dove ci sono dei martiri, evidentemente c'è una comunità ecclesiale. La leggenda parla di questo, dicevo, di San Pietro, che avrebbe evangelizzato questa zona, avrebbe costruito questa chiesa di San Pietro, di cui poi si parlava prima, anche qui le cose non sono sempre molto chiare. Certamente questa chiesa di San Pietro esiste, c'è, io non voglio fare il campanilismo, ma dove c'è Brano si dice che più che una chiesa fosse una domus ecclesia, cioè parlare di una chiesa, in quei tempi mi sembra un po' esagerato. Noi abbiamo nel nostro territorio, della nostra diocesi, una domus ecclesia di cui risulta l'anno 303, come anno della distruzione della precedente domus ecclesia a Ferentino, sulla chiesa di Santa Maria Maggiore. Se voi andate a Ferentino c'è una lapide della chiesa di Santa Maria Maggiore che dove Maria Liugario testimonia la distruzione della sua chiesa, severissima persecuzione avvenuta, è dell'anno 303. Quindi domus ecclesia, anche perché ripeto, non potevano esserci chiese grandi perché i misteri non c'erano, erano piccoli gruppetti. Quindi questa domus ecclesia, secondo quello che diciamo noi, c'è ma ripeto, le chiacchiere sono chiacchiere, con le storie sono storie, poteva essere l'antica chiesa di Santa Maria Maggiore, poteva essere probabilmente poi quella che sviluppandosi è diventata la chiesa di San Paterniano, in questo senso. E cosa dire ancora? Credo che altre testimonianze cristiane, tolta questa lapide di Farbaterra, c'è a Veroli una lapide che indica la sepoltura del presbitero Marturio, siamo intorno a 380-400. Certamente, ripeto, la testimonianza più antica è quella di questa presenza del vescovo San Magno. Legato poi a fondi, sarebbe interessante vedere perché. Probabilmente le reliquie furono portate poi a fondi, certamente le fondi sono state portate poi a Veroli, e da Veroli poi comprate a peso d'oro dagli Anannini, perché ai tempi delle invasioni saracene, per sicurezza, da fondi le portarono a Veroli, poi Veroli buca, le fece, che aveva trasformato la lettera di Veroli in una stalla per cavalli, e buttò fuori per gli Anannini che le comprarono a peso d'oro. C'è questo legame, certamente un santo martire di Fabiana Nova. Questo indica certamente una origine, almeno nel terzo secolo, una presenza cristiana autentica qui dalle nostre parti, poi svilupparsi evidentemente nelle nostre chiese particolari, nelle nostre chiese locali. Anche i confini della diocesi, interessante quello che si è detto prima, il confine della diocesi è praticamente ai tempi dei Longobardi, perché altrimenti San Giovanni in Carico, diocesi di Aquiti, la zona di Pontecorvo, vedi qua siamo diocesi di Vero di Frosinone, certamente il valico dei Longobardi. Come giù la zona di Fondi, il confine noi confiniamo con le diocesi per la terra con Pastera, le diocesi di Gaeta, l'antica diocesi di Fondi è stata soppressa, ma di Corsa faceva parte di Fondi, è stata soppressa, ma erano territori certamente non della diocesi di Frosinone, del Viero del tempo, proprio questo spiega anche la divisione, la cosa della, diciamo così, la distribuzione della città. Una volta che Fabiana di Roma si è in qualche modo ha finito il suo ruolo, l'inglobazione, quando è stata un po' strutturata meglio la diocesi, si citava prima il Papa che al vescovo di Vero, il vescovo Alberto, dava tutti quanti i titoli dei paesi, ma c'era anche questa Fabrateria che è l'attuale Fabaterra, insomma. Sì, finisco. Diciamo, se ci sono domande non so proprio dire, ma non c'è molto altro da dire, insomma, senso le cose sono queste qui, insomma, c'è molto da. No, volevo dire soltanto una piccola provocazione così, senza nessuna. Certo. Noi che abbiamo una località che si chiama Colle Manno. Sì. La via, vabbè, la via poi è stata data successivamente, no? Via Colle Manno, ma proprio la località Colle Manno. E poi un'altra piccola. così sempre provocazione, ma anche perché siamo qui a Forza Verde, certo, in tutto il momento, in tutto il momento, in campagna di... ci sono dopo un altro fatto. Come mai tra Fabbrateria Petrus, sì, Fabbrateria Nova, sì, e tutti i paesi attuali, città che facevano parte, sì, di questi, nessuno si chiama Forza Verde e soltanto noi ci chiamiamo Forza Verde? Lo spiego subito, molto semplice. Dunque, intanto Colle Manno, Magnus diviene semplicemente grande, quindi Collis Magnus si accorge grande, però non c'è, mi pare, cosa è vero, me lo dico, sono contento, non c'è memoria di un culto di San Magno lì, mentre a Cerverano sì, c'è la memoria del culto di San Magno, c'è sempre stato,
la devozione di questo, come la piazza San Giovanni in San Magno, c'è sempre stato questo, anche della, diciamo, delle cose antiche, c'è sempre stato questo ricordo di San Magno. Da qualche parte ho letto qualcosa, però credo che fossero più che altro delle considerazioni cicerone come tua. Sì, beh, per carità, diciamo che siamo obiettivi, si bisogna dire questo, che Fabratella Nova comprende Cerrano, comprende Fabratella, comprende San Giovanni, quindi in fondo parliamo di un martire di Fabratella Nova, non di un martire di Cerrano. Sì, l'obiettivo che sta adesso al di là di tutto potrebbe benissimo anche essere io. Però io questa considerazione l'ho sempre fatta, cioè dico, no? Sì. Ma Falvaterra, credo che abbia risposto il professore quando diceva che San Giovanni Carico è più recente rispetto agli altri paesi, finita Fabratella. Sì, ma non era solo San Giovanni, appunto, che faceva parte, lo ha spiegato il professore, cioè gli abitanti di Fabratella Nova, anche per diverso, venuti qui da questa parte, e poi quindi hanno mantenuto il loro nome, sarebbe da quest'altra parte, diciamo, l'erede naturale sarà Fabratella di Fabratella Nova, l'erede naturale, cioè, e quindi Fabratella Aventus, perché si chiama? Perché c'è Cano, perché l'hanno di la famiglia di Daci, no, glielo spiego subito, è molto semplice, i Daci Cano, che erano signori di Fabratella Aventus, hanno voluto mettere il loro nome nella loro della città, ma questo è che ha dato tante complicazioni, per Fabratella Aventus e Fabratella Nova. Ne metto semplicemente una, no? Perché questi poi loro si rivendicavano per un po' di tempo, hanno rivendicato anche loro addirittura la nascita di San Silverio, o addirittura Fabratella Aventus con Papa Paolo I, Papa Paolo I, che è figlio di Cercano, nativo di Ciabrano, secondo gli studiosi, loro dicono è andato a Cercano, non è andato a Cercano, il Petrolo da Cercano, perché è il nome della famiglia, praticamente la famiglia, il nome della famiglia ha preso il posto del nome della città. Sì. Diciamo che l'erede di Fabratella Nova, questo sarebbe interessante, ma questo lo lancio come possibile studio per l'anno prossimo, futuro, capire perché Fabratella Nova si chiama da Fabratella Nova, prendendo il nome della grande Fabratella Aventus, quindi probabilmente dei coloni da Fabratella Aventus sta diventando Fabratella Nova. Sì, appunto, dice questo. No. Probabilmente per questa ragione, anche perché Fregelli è della Damnazio, insomma, c'è uno spazio di Provenzale, quindi non ha che paura. Soltanto un'ultimissima cosa, mi sono dimenticato, anche la questione dei vescovi, anche Ferentino, probabilmente non era Ferentino, ma se è vescovo, ma Ferentino un novum, chissà come sta la questione di Ferentino. Poi quella cosa che dicevo, dove la successione dei paesi, la cristianesima è arrivata attualmente a Piano, le grandi città non è che sono convertite.